È ancora in corso la seduta del Consiglio Comunale dedicata alla monotematica sul Forum delle Culture 2013. Durante i lavori il sindaco è stato intervistato su alcune problematiche di attualità. Oltre al Forum, infatti, De Magistris si è intervenuto sulle dimissioni dell'assessore allo sport e sanità Pina Tommasielli e sul Teatro di San Carlo. Beh, oggi possiamo dire finalmente abbiamo il Forum. Nel senso, abbiamo chiuso ieri la convenzione, il rapporto con Barcellona. Il 18 novembre il sindaco di Napoli, il sindaco di Barcellona, insieme a tutte le altre autorità, insomma tutti coloro che parteciperanno, daranno il via al forum nella nostra città. Quindi da oggi, dopo il dibattito in Consiglio Comunale, noi cominceremo a parlare di programmi, di eventi, di iniziative e soprattutto partiranno i bandi, che dopo i bandi ci sarà l'80% del programma, quindi tutta la città sarà coinvolta, le risorse sono poche rispetto a quelle roboanti annunciate dalla vecchia amministrazione e da altri. Poche risorse, ma delle quali non ci lamentiamo, che possono essere sufficienti per fare un bel forum, un forum dal basso. Si sa già quale sarà la location della... No, su questo non ci stiamo lavorando, sì, abbiamo alcune idee, però vorremmo annunciarlo nei prossimi giorni, appena abbiamo definito tutto. Però per aver dato quella data, 18 novembre, abbiamo sostanzialmente già la location e già alcuni pezzi importanti dell'evento. Però annunceremo tutto insieme, credo, con una conferenza stampa nei prossimi giorni. Una data più precisa per i bandi? I bandi a ottobre, nel senso sì, si devono fare dei passaggi amministrativi, è quasi tutto pronto, si devono presentare le schede in regione, insomma ci sono degli adempimenti, io penso tra una ventina di 15-20 giorni. Sì, ci sarà anche un direttore artistico, se ne è pensato? Penso di no. Innanzitutto precisiamo che l'assessore Tommasielli si è dimesso, quindi non è una revoca della delega da parte, diciamo, del sindaco, dimissioni irrevocabili, un gesto che ho apprezzato. Per adesso la delega la mantengo io, ma è una cosa provvisoria. Io comprendo anche molto l'amarezza di Pina, perché conosco Pina, è una donna passionale che ci è rimasta molto male della mozione di sfiducia che le è stata fatta, perché lei ha lavorato tantissimo in questi due anni. Ha fatto un duro lavoro in un settore, tra l'altro, che non era di sua competenza, quello dello sport, lavorando tanto sulla sanità, facendo bellissime cose sulle pari opportunità. Diciamo che ieri si è sfogata pubblicamente, ha detto anche qualcosa di troppo, ma ci sta nei momenti di amarezza. Però, come ho fatto in Consiglio Comunale, chiariamo che qua non c'è nessun poltronificio, nessun voto di scambio, nessun killer, nessun ricattato e nessun ricattatore. Questa è politica. Pina sa che ha fatto un errore e gli errori in politica certe volte hanno un peso. Il sindaco né perdona né assolve, perché non è né sacerdote né giudice. Ha fatto delle valutazioni nel corso di queste settimane, ma ha apprezzato le sue dimissioni, che evidentemente hanno tenuto anche conto del fatto che di fronte a una mozione presentata da settori della maggioranza e di fronte anche a un fatto che ha scosso l'opinione pubblica e che non c'entra per nulla l'indagine giudiziaria, perché ho detto dal primo momento che poteva essere anche un fatto che veniva fuori da un punto di vista giornalistico o altro, quella vicenda ha scosso, ha pesato. Quindi io credo che Pina oggi ha bisogno di ritornare tra la gente, fare politica. È una persona che io mi auguro ci continui ad accompagnare nelle nostre battaglie, è una grande risorsa per la città, ma si deve rasserenare e rigenerare. Voglio aggiungere una cosa, perché diciamo nello sfogo di ieri a Tommasielli ha detto un'altra cosa che sono convinto che non pensa, però capisco, ecco, voglio dire, quando uno è arrabbiato, che non c'entrano niente le donne, le cose di genere, tant'è che l'unica cosa che posso dire, diciamo, con una qualche ragione di convinzione, che il prossimo assessore sarà donna. I tempi saranno brevi, perché io non ho assolutamente intenzione di tenermi l'interim dello sport con tutti i pensieri e i problemi che tengo per la città, quindi sarà breve, però insomma il tempo necessario per fare una scelta che vada sempre a migliorare, perché il tema qua non è quanti assessori cambiano, la domanda è se le squadre che cambiano sono migliori o peggiori di quelle precedenti. E ho ragione di ritenere oggi che noi abbiamo una squadra di governo che può rispondere bene all'altezza della città, e quindi devo trovare un assessore allo sport, insomma, e alla salute, che abbia delle caratteristiche importanti. Secondo me il decreto andrebbe modificato sotto diversi aspetti. Uno, rivedendo completamente il famigerato articolo 11, che fa pagare ai lavoratori dei prezzi troppo alti.
Se non si vuole cambiare completamente il decreto su questo punto, cambiare fare un distinguo all'interno, diciamo, delle fondazioni e all'interno di chi può accedere, se nemmeno questo si può fare, io credo ci sono degli spazi interpretativi con una circolare del MIBAC per poter distinguere il tema delle condizioni per le quali si deve obbligatoriamente o meno aderire a questo decreto. Cioè, io credo che il San Carlo non è nelle condizioni di dover necessariamente aderire a quel decreto. Cioè, oggi come oggi questo decreto è inaccettabile per la nostra città, perché produce un taglio pesantissimo. Io ho visto, ho molto approfondito in queste settimane, già da quest'estate, il decreto. Cioè, i tagli ai salari dei lavoratori vanno dal 30 al 40%, e là ci sono persone che guadagnano 1.400, 1.500, 1.600, insomma, è inaccettabile se consideriamo le alzate di sipario, il lavoro, rispetto ad altri teatri che hanno avuto ben altre risorse, rispetto al lavoro che è stato fatto dal San Carlo per arrivare al pareggio di bilancio, rispetto, devo dire, al lavoro, lo voglio dire anche qui con orgoglio, in questi due anni abbiamo fatto come San Carlo, San Carlo ha nuovamente vinto il premio Abbiati, stiamo andando in tournée internazionale, l'altro giorno a San Pietroburgo un successo strepitoso. Insomma, francamente qua sembra che quando punti su cultura, turismo, rilancio del paese, danno mazzate. Quindi è un provvedimento che va corretto, e l'appello va alle forze politiche che hanno voluto questo decreto. Questo decreto l'hanno voluto quasi tutte le forze politiche, credo, tranne forse il Movimento 5 Stelle, mi pare, quelli che stanno in Parlamento sostanzialmente l'hanno voluto tutti, credo, forse la Lega no, sono poco, quasi tutti.